Buongiorno a tutti, eccoci qua alle 10 o'clock. Grazie ai nostri ospiti, questa è una delle officine dei beni comuni che l'Apsus organizza per dare un respiro culturale, diciamo, ad alcuni temi che sentiamo particolarmente importanti, non solo per noi, ma anche respirando un po' l'atmosfera attorno a noi. Quello di oggi si intitola Fare comunità, perché in effetti sentiamo che da più parti c'è proprio questa esigenza, ma è uno dei temi più difficili e scivolosi, che si possano immaginare. E quindi abbiamo con noi proprio ospite d'onore oggi Marianella Sclavi, che è molto esperta di facilitazione dei processi partecipativi, che spesso si danno appunto come obiettivo quello di fare comunità e anche di mediare i conflitti, perché poi quando poi ci provi veramente, naturalmente, diciamo, emergono posizioni diverse. E appunto la sua teoria è che non è assolutamente un problema, anzi ben vengano le conflittualità per fare comunità. E, abbiamo anche invitato, e daremo subito la parola a Fabio Molino, perché sta nascendo, grazie al supporto della Compagnia di San Paolo, il laboratorio sull'amministrazione condivisa dei beni comuni nel nord-ovest dell'Italia. E con grande piacere appunto si affaccia anche la Valle d'Aosta, quindi Fabio Molino così in sede introduttiva ci dirà un po', ci racconterà, ci darà qualche pennellata valdostana. Lui è attualmente capo di gabinetto del Comune di Aosta, già coordinatore del CSV della Valle d'Aosta e animatore e vicepresidente di Aosta Future Camp. Quindi ha questo ruolo molto poliedrico. Gli abbiamo chiesto se ci può portare un po' nella prospettiva del terzo settore da cui proviene. Aosta Future Camp è ancora stata un'altra iniziativa che appunto lui ha curato, con un gruppo molto eterogeneo che avevamo avuto il piacere di conoscere direttamente ad Aosta, e poi attualmente appunto capo di gabinetto del Comune di Aosta, quindi ci fa entrare nella prospettiva dell'amministrazione pubblica, proprio dentro al municipio valdostano e aostano, scusatemi, e quindi così abbiamo pensato come struttura di partire con Fabio, cedere poi la parola a Marianella Sclavi, e voi siete tutti molto invitati a fare domande in base, insomma, ai contenuti che vi verranno proposti. E poi abbiamo chiesto a Sandra Aloia, che è responsabile della missione Favorire partecipazione attiva, obiettivo cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo, se può, come dire, darci un po' delle sue prospettive, che ci sembrano importanti, ecco, prospettive di un policy maker non pubblico, ma appunto come Compagnia di San Paolo. È importante non solo per il Piemonte, ma appunto anche la Liguria e la Valle d'Aosta. Io cederei subito la parola a Fabio Molino, se sei d'accordo. Bene, allora grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Ripercorro molto rapidamente le tappe, diciamo, della mia vita lavorativa, ma non tanto per, come dire, raccontarvela, ma più che altro per raccontarvi i contesti all'interno dei quali mi sono trovato e anche perché ora mi trovo, diciamo, nel contesto, diciamo, dell'amministrazione pubblica all'interno dell'apparato. Io nasco progettista, quindi curavo dei progetti sia di formazione che di intervento legati diciamo, alle politiche sociali, in particolare alla situazione femminile, e poi mi sono trovato a relazionarmi e interagire con delle organizzazioni di volontariato del territorio. Era il lontano 2002 e stava, come dire, affermandosi all'interno del territorio nazionale, ma in particolare poi
del territorio regionale il centro di servizio per il volontariato. I centri di servizio sono delle strutture previste da una legge nazionale che utilizzano sostanzialmente un quindicesimo dei proventi delle fondazioni di origine bancaria per sostenere le organizzazioni di volontariato, sostenerle attraverso dei servizi gratuiti. E quindi mi sono trovato a lavorare sulla progettazione all'interno di questa struttura, che era una piccola struttura che stava, come dire, crescendo e che nel tempo effettivamente poi si è sviluppata sia da un punto di vista organizzativo, quindi con un maggior numero di persone che vi lavoravano all'interno, ma anche da un punto di vista economico, perché comunque i proventi delle fondazioni di origine bancaria fino al 2009 erano delle cifre importanti, che hanno consentito al mondo del volontariato valdostano di crescere sia in termini di qualità, perché queste strutture erogano formazione, consulenza, supporto alla comunicazione, supporto alla promozione all'interno dei contesti scolastici. Quindi una crescita del mondo del volontariato valdostano, dicevo, in termini di qualità, ma anche in termini di quantità. Adesso le organizzazioni iscritte a registro sono circa 180 tra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che per una piccola realtà come quella valdostana, che conta 125.000 abitanti su tutto il territorio regionale, sono comunque tante, sono numerose. Soprattutto considerando che sono numerosi anche i volontari presenti in Valle d'Aosta. In Valle c'è una cultura, diciamo, della solidarietà di lunga data, che nasce proprio un po' dalla dimensione morfologica, quindi dalle caratteristiche del territorio, che è un territorio che ha una valle centrale e poi tante valli laterali, che spesso in passato, anche perché nevicava decisamente di più e i mezzi di trasporto non erano quelli attuali, queste valli rimanevano isolate e quindi dovevano auto-organizzarsi per quello che riguardava l'approvvigionamento, ma anche per quello che riguardava l'istruzione. C'è una, come dire, una diffusione di queste école du village, che sono le scuole di villaggio, che erano fondamentalmente delle realtà in cui i cittadini, gli abitanti, si appoggiavano magari ad una figura più esperta, più colta, che poteva essere il parroco o un'altra figura, diciamo, che aveva un rilievo anche sociale, e che si occupava poi di gestire l'istruzione di alcuni studenti. Parliamo della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, ecco, ci collochiamo in quest'epoca. Ovviamente questa tradizione poi si è, come dire, protratta nel tempo e ha fatto sì che a livello comunitario questi piccoli villaggi, perché i paesi poi della Valle d'Aosta, voi contate che abbiamo 74 comuni su una realtà di 125.000 abitanti, è anche qualcosa, se vogliamo, un po' di paradossale. Però ecco, questi piccoli comuni hanno numerosi volontari tra i loro abitanti, che spesso sono multi appartenenti, perché è il volontario del soccorso, è anche volontario degli alpini, volontario della Proloco, volontario dei vigili del fuoco. Però sono persone che, come dire, incarnano in un individuo molteplici competenze, e questo non è un aspetto, direi, trascurabile. Allora, il mondo del volontariato ovviamente ha poi subito le evoluzioni che conosciamo, insomma, dalla legge 266, e quindi una formalizzazione anche del fare volontariato più definita, fino ad arrivare alla riforma del terzo settore. Ho fatto ovviamente dei salti temporali molto molto lunghi, però per dire che quel spontaneismo che, per quanto organizzato, veniva garantito sui territori, nel tempo si è trasformato in una vera struttura organizzativa che ha come faro delle norme di riferimento, fin dal 1991, ma anche, insomma, adesso lo vediamo in particolare con l'armonizzazione creata dalla riforma del terzo settore, e che ha dato ulteriore sostanza ai centri di servizio per il volontariato, che ancora più che diciamo in passato sono effettivamente delle agenzie di sviluppo locale, perché non si occupano solo più di erogare dei servizi, ma sono
di veri e propri animatori territoriali. Negli ultimi anni, soprattutto a fronte della riduzione dei fondi delle fondazioni di origine bancaria, il CSV della Valle d'Aosta ha, per esempio, imparato anche a ricorrere ad altre fonti di finanziamento. Per un lungo periodo è stato ente di formazione per il Fondo Sociale Europeo e quindi si è occupato di una formazione qualificata, professionalizzante, dicevamo, per non dire professionale, nei confronti di molte organizzazioni di volontariato, anche perché col tempo, complice un po' le esigenze dell'ente pubblico, complice il long life learning, il mondo del volontariato ha dovuto acquisire e dimostrare di possedere delle competenze adeguate, certificate spesso, in modo che effettivamente l'ente pubblico potesse convenzionarsi col mondo del volontariato, potesse affidarsi ad un terzo settore in grado di erogare dei servizi brutto, ma comunque fornire in maniera qualitativa la propria opera. Quindi i CSV, quello della Valle d'Aosta in particolare, hanno imparato appunto ad accedere ad altri fondi appunto, oltre al Fondo Sociale Europeo, il partenariato con alcune linee di finanziamento sempre europee, noi in particolare qui godiamo dei progetti di cooperazione ex Interreg, per capirci, Italia, Francia, Svizzera, e quindi questo ha consentito anche di aprire un po' la visione del volontariato valdostano su altre modalità di fare volontariato, perché il volontariato in Francia si sviluppa in maniera diversa rispetto alla Valle d'Aosta, anche da un punto di vista normativo, e ci sono i volontari, ma ci sono anche i benevol, quindi ci sono proprio culture diverse, e questo ha fatto sì che il volontariato valdostano potesse crescere ulteriormente. Indubbiamente è stata di aiuto anche l'appartenenza ad una rete nazionale, che è la rete CSVNet, dei centri di servizio per il volontariato, e poi infine, come dicevo prima, la riforma del terzo settore e anche le risorse finanziarie che lo Stato ha messo a disposizione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale ha fatto sì che il mondo del volontariato potesse godere di ulteriori supporti finanziari drenati, nel nostro caso, ma è un caso unico a livello nazionale, dal CSV, ovvero la Regione ha stipulato un accordo di programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'utilizzo dei fondi articolo 72 e 73 della riforma del terzo settore, quindi sono fondi ministeriali, e ha sostanzialmente fatto una manifestazione di interesse a cui il CSV, in qualità di organizzazione di coordinamento, di organizzazione di volontariato, ha partecipato, e quindi nel 2019 e nel 2020 sono stati finanziati, nel 2019 erano 46 progetti per circa 320.000 euro, nel 2020 sono, se non sbaglio, 47 per 420.000 euro. Quindi risorse importanti per il territorio valdostano che hanno consentito fondamentalmente anche di aiutare le organizzazioni a fare un salto di qualità e quindi di non porsi solo più in maniera, ancillare al mondo delle amministrazioni, della pubblica amministrazione, ma di farsi soggetto proponente proprio di attività, di ricerca, di intervento, di animazione sul territorio. Vi dico, sono progetti che hanno una durata di 12 mesi, quindi sono effettivamente brevi, ma è passata la logica generativa anche nel mondo del volontariato valdostano. Una volta si parlava di sostenibilità, adesso si parla di generatività e mi sembra molto più
più puntuale, più azzeccato questo concetto, ovvero non devo semplicemente sostenere il progetto che è stato finanziato da un ente, ma il mio progetto deve poter generare a sua volta, diciamo, delle dinamiche che garantiscano sia la vitalità del progetto in essere, ma diano luogo anche a nuove, come dire, a nuovi spin-off, a nuove generazioni, a nuovi progetti. Nel 2017 e nel 2018 entro a far parte di un'associazione di volontariato che si chiama, anzi di un'associazione di promozione sociale che si chiama Hosta Future Camp, che riunisce in maniera multidisciplinare persone di diversa estrazione, del mondo della cultura, ma del mondo dell'arte, del mondo del commercio, del mondo dell'industria, del mondo della ristorazione, della ricettività turistica, quindi profili veramente molto diversi che vengono, come dire, mescolati dal presidente di questa associazione che si chiama Alessandro Cavaliere e dal sottoscritto, e si crea una fortissima contaminazione con un valore di propositività inaspettato per questo territorio. E quindi da nulla si decide di come dire, creare un'attività che potesse essere effettivamente di partecipazione attiva della comunità e che avesse come finalità il perseguimento appunto di un miglioramento della qualità della vita di Aosta. Allora, ai buoni propositi segue un atto concreto, che è un hackathon, ovvero una maratona di idee che proponiamo in una struttura che abbiamo qua ad Aosta, che si chiama Cittadella dei Giovani, che ha un grosso teatro multifunzionale, e quindi riuniamo 120 persone, prevalentemente giovani, intorno a 12 tavoli, quindi gruppi da 10 persone, 12 tavoli rotondi, per una giornata intera, una domenica mattina, cioè, o meglio, dalla domenica mattina alla domenica sera. Proponiamo una serie di sfide sulle quali chiediamo a loro di cimentarsi, e i prodotti sono molto, molto interessanti, nel senso che alcuni di questi prodotti, per dirvi, io li sto ripescando in questo momento nella funzione di capo di gabinetto che occupo, perché sono progettualità legate ad Aosta. Ce n'è una in particolare sullo stadio Puchot, che è uno stadio che è in centro d'Aosta e che l'attuale, diciamo, amministrazione trasformerà in parco pubblico, perché Aosta è vero che è circondata dal verde e dalle montagne, però è una delle città con minor superficie di aree verdi. Ce n'è un altro che riqualifica una ex palestra per renderla un teatro popolare. Ce n'è ancora un altro che installa sui lampioni delle strade regionali che portano a magari paesi o frazioni poco frequentate delle fotocellule, in modo che il lampione si accenda solo all'effettivo passaggio dell'auto e non rimanga acceso tutta la notte consumando inutilmente energia. Insomma, vari progetti di questo, c'è un altro di robotica educativa, insomma, vari progetti di questo tipo che noi portiamo all'amministrazione all'attenzione della pubblica amministrazione, perché avevamo ovviamente chiesto patrocinio al comune di Aosta, chiedendo di prenderli in considerazione per orientare anche le politiche della giunta, le politiche del consiglio, comunque farli respirare all'interno delle commissioni consigliari, in modo che poi possano trovare in qualche misura un posto all'interno del programma di governo. Questo perché ci sembravano progetti molto trasversali, molto smarcati da appartenenze partitiche, e quindi capaci di effettivamente rispecchiare il bene comune che in quel momento veniva espresso dalla cittadinanza. A questo evento di domenica avevamo fatto precedere una sorta di TED,
in cui erano intervenute 15 personalità insomma, di caratura morale, dalla direttrice del Museo di Trento all'ex sindaco di Torino Castellani, insomma, persone che hanno portato la loro esperienza in un format che era di 15 minuti. E che ha consentito, come dire, di nutrire un po', gli intelletti delle persone che poi il giorno successivo si sono cimentate in questo hackathon. È un'esperienza che, devo dirvi, insomma, mi ha insegnato veramente tanto, nel senso che non ero, ignaro delle dinamiche di partecipazione e di produzione di contenuti, insomma, da parte di persone. E di cittadini, però ha sicuramente, come dire, rappresentato una soglia tra un prima e un dopo rispetto al mio modo di intendere il coinvolgimento e la partecipazione della comunità alle scelte dell'amministrazione, anche se poi, come dire, questi progetti non è che abbiano trovato poi una sponda nella pubblica amministrazione così facile. Forse l'ingenuità nostra è stata quella di concentrarsi molto sull'evento in sé e di non tener conto del dopo, tanto che la critica maggiore che poi è arrivata era che fosse un esercizio di stile, e in parte forse lo è stato, ma era giusto anche che fosse così. Questo mi ha Insomma, ci ha fatto capire che bisogna creare i presupposti affinché le cose che vengono concepite, elaborate, trovino poi spazio in una successiva accoglienza e coprogettazione, mi verrebbe da dire adesso, ma allora non era ancora così diffuso il concetto. Ecco, in una coprogettazione appunto pubblico-privato. Arrivo alla fine attuale, insomma, del mio percorso lavorativo e appunto mentre ero coordinatore del CSV a novembre del 2020 mi viene proposto dall'attuale sindaco che era stato eletto nel mese di ottobre e col quale avevo lavorato per lungo tempo in quanto lui era direttore delle politiche sociali in regione ad Aosta, all'assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali, appunto a novembre mi viene da lui proposto il ruolo di capo di gabinetto al comune di Aosta. Devo dire che ci penso 2 giorni e poi accetto perché insomma l'occasione era molto interessante e perché conoscevo la persona che aveva e che ha a cuore come dire, la dimensione sociale della comunità e quindi il bene comune. In tutte le sue sfaccettature, e perché era un'occasione per me per poter dare seguito a tanti percorsi intrapresi. Io comunque con la pubblica amministrazione avevo avuto a che fare lavorativamente, quindi insomma conoscevo bene i meccanismi, anche perché il CSV da un certo punto di vista è anche un po' il portavoce delle organizzazioni di volontariato nei confronti dell'ente pubblico. Quindi avevo giocato un ruolo dall'altra parte della barricata, se così vogliamo dire. E quindi l'idea di poter diventare un facilitatore dall'altra parte e quindi di poter accogliere le istanze del mondo del volontariato, di poter lavorare, diciamo, per gli stessi valori, però all'interno della pubblica amministrazione, in un ruolo ibrido tra politico e tecnico, mi è sembrata una sfida avvincente e una maturazione anche professionale, non lo nascondo, che peraltro mai mi sarei aspettato, e quindi ho accettato volentieri. Poi ho invitato l'Apsus un giorno a incontrare la giunta comunale di Aosta, proprio in virtù del fatto che insomma con Daniela e con l'Apsus c'eravamo conosciuti, perché appunto c'era stato un intervento proprio all'interno di un evento coorganizzato da Aosta Future Camp qui ad Aosta. Io quando ero CSU avevo partecipato alla SIBEC e quindi insomma c'era un po' di terreno fertile e l'iniziativa appunto di questo
questo incontro è piaciuto tanto al punto che nello scorso consiglio comunale il consiglio comunale ha approvato il regolamento di amministrazione condivisa dei beni e quindi insomma adesso abbiamo tutti gli elementi e tutti gli ingredienti per poter dar luogo nella pratica a dei patti di collaborazione fondamentalmente. E quindi insomma, non considero concluso il percorso, ma penso di aver raggiunto un primo step importante che ne aprirà molti, molti altri. E infatti, insomma, le associazioni con cui ho ancora un ottimo rapporto e lo stesso CSV iniziano a farsi avanti proprio perché questa opportunità viene percepita in quanto tale, in quanto occasione di collaborazione. E quindi mi sembra che si possano mettere insieme tante, come dire, tanti percorsi, tante esperienze, il tema dei patti di collaborazione, la coprogettazione da articolo 55, insomma c'è veramente una grande possibilità e una grande esigenza, mi viene da dire adesso guardando dall'interno e da parte della pubblica amministrazione, di collaborare con il territorio. Non è più solo un'operazione, come dire, di facciata, consensuale o cioè mirata alla ricerca del consenso. È un'esigenza e quando questa esigenza matura all'interno di una giunta simile a quella di cui io faccio parte, cioè che è molto, come dire, votata alla cittadinanza attiva e alla partecipazione delle persone, secondo me è un'esigenza che è bene e che è bello soddisfare perché effettivamente può portare degli ottimi frutti. Mi fermo perché sennò veramente faccio il monologo e poi il livello di attenzione delle persone sappiamo che è generalmente, ma il mio per primo, ridotto, quindi ecco, non voglio essere noioso. Grazie Fabio, grazie mille. Io tra l'altro è proprio un periodo che amo moltissimo passare dalle biografie delle persone per riflettere sulle politiche, quindi ti ringrazio perché ci hai fatto un po' vivere insieme a te queste fasi e in fondo attraverso il tuo racconto di vita abbiamo capito anche che hai frequentato comunità molto diverse, no? Comunità come il CSVI, appunto Aosta Future Camp come APS, adesso Comune di Aosta, quindi chiaramente piano piano entriamo anche attraverso questa tua citazione, no? Dei ruoli ibridi, cioè delle persone che poi, no, fanno da ponte, cioè in certa parte della letteratura nord europea vengono anche chiamati gli everyday fixer, quelli che aggiustano poi i problemi di tutti i giorni man mano che si presentano. E io cederei la parola a Marianella. Allora, grazie infinite, è stato utilissimo questa introduzione di Fabio Molino, perché mi dimostra che il terreno è super maturo per un'ottica progettuale collettiva, per un'immersione di intelligenze plurali, per un ruolo dei cittadini come costruttori di comunità. E quindi, insomma, io quasi penso che una buona parte delle cose che avevo preparato di dire le sappiate già, anzi le state già praticando, e quindi primo possiamo andare in fretta, secondo a volte la gente pratica delle cose ma non le sa raccontare bene, cioè ci sono degli aspetti epistemologici che sono veramente molto importanti di cui essere consapevoli che non trovano sponda ancora. Vediamo un attimo insieme, insomma, cioè ragioniamo insieme sopra come si, cos'è. Io ho iniziato, e adesso metto lo schermo, share lo schermo, avevo iniziato con una cosa sopra che cos'è l'autentica partecipazione, poi quali sono le norme che consentono di trasformare la diversità in risorsa, come si fa a avvicinare degli abitanti che sono
che non credono nella possibilità di essere utili nella comunità, invece convincendoli, stabilendo un rapporto di fiducia, eccetera. Quindi insomma un po' di queste cose qua, poi voi mi date una mano ad orientarmi dentro questo schema che ho preparato sulla base del fatto che voi mi avevate mandato una serie, un elenco di problemi, come avviene l'educazione al bene comune, la formazione, insomma, tutti i problemi che voi mi avete mandato, che erano un elenco di problemi che nascono dall'attività, dall'impegno sul territorio e che dimostrano che le persone che lo stanno facendo sono consapevoli che gli orizzonti culturali, mentali, attuali, sia dell'amministrazione ma anche delle associazioni di volontariato, vanno upgraded, si direbbe oggi, vanno messi a fuoco in modo da essere più efficaci. Sostanzialmente la nostra società, tutto il mondo e la nostra società sono ormai diventate società complesse, quindi il concetto di un contesto complesso e complessità è assolutamente fondamentale in tutte queste cose che noi facciamo, e la complessità vuol dire che è un contesto profondamente diversificato, interrelato, in mutamento rapido, quindi in cui bisogna continuamente lifelong learning, aggiornarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema di cambiamento di mentalità che e anche insomma la consapevolezza di una citazione di questo sociologo Ulrich Beck, che a me piace molto, che dice: tutti i problemi del nostro tempo sono legati al fatto che il nostro corpo è nel XXI secolo e la nostra mente e le nostre istituzioni sono rimaste al XIX, no? Quindi abbiamo un problema del fatto che stiamo lì a guardare il cellulare ogni secondo, appena lo compriamo dopo 3 giorni va upgraded, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità di accedere alla rete per avere qualsiasi informazione, quindi tutta una serie di gatekeeper, di personaggi tra cui bisognava passare per avere, sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato e per avere informazioni, non ci sono più, possiamo accedere a queste informazioni direttamente, se sappiamo come si fa, insomma. Tutto questo è cambiato completamente, però continuiamo a pensare come se fossimo ancora nel XIX secolo. Allora, capire bene che passi fare in questo senso è veramente molto importante. Quindi incomincio. Vado a prendere le cose che avevo preparato, vediamo un attimo. Questa è la prima. L'apro perché sennò non è qua. E faccio un share. Vediamo se funziona. Share screen. Let me see. Se funziona, perché qua condividi cosa? Non vedo la mia. No, sto condividendo. Sì, sì. Ora sì, ora vediamo il tuo schermo, Marianella. Vedete il mio schermo, ma non vedete quello che vi voglio far vedere. Prova un po' ad aprire. Ah, sì, questo. Mm-hmm. Vediamo questo, lo chiudo. Vediamo. Ah, ma qui non chiude. No, non sta funzionando bene, aspetta. No, più che altro è uscita dalla diretta streaming, Marianella. Eccola. Eccola, però vediamo, provo di nuovo a fare, perché io adesso ho aperto la cosa che voglio mostrarvi sul mio schermo. Però quando faccio share non viene. No, no.
Perché video file no, è uno share screen. Share screen, vado. Share screen is easy with two monitors. Why should I have two monitors? Screen sharing works best on a good computer. Vabbè, buongiorno. Non sta venendo la... Non mi viene la scelta di vedere il file. Io ve lo racconto senza farvi vedere. Sì, forse sì. Peccato. Peccato. Adesso, perché era un disegnino, no? Era una serie di disegnini, quindi... Però poi qualcuno mi deve spiegare come funziona Share Screen con questo programma, perché mi sembra veramente strano. Perché non viene la cosa che ho? Ma vabbè, insomma, vabbè, adesso incominciamo così, vediamo. Dopo metto un PowerPoint, sì. Spero che il PowerPoint funzioni. Questo qui era solo una foto praticamente, però la sostanza è questa, è una foto che è un foglio diviso in due parti. Che cos'è un'autentica partecipazione? Il salto da un'autentica partecipazione da una partecipazione un po' puramente consultiva, di cui anche Fabio prima diceva per avere il consenso, no? Ad una vera partecipazione in cui il cittadino diventa attivo, i gruppi sono generativi di progettualità, perché poi la partecipazione o è capace di generare progettualità oppure in realtà è subalterna, insomma, no? E quindi, e invece noi abbiamo estremamente bisogno del ruolo attivo dell'abitante, non solo per ragioni morali, secondo me neppure prevalentemente, ma prevalentemente per l'efficacia. Cioè, noi qualsiasi progetto si faccia oggi sul territorio, se il professionista, architetto, urbanista, pubblico, uno che ha un ruolo di amministrazione, non riesce a imparare, ascoltare il territorio e a capire, a cogliere i punti di vista, le esperienze che gli abitanti hanno su quel territorio, il progetto con altissima probabilità non funziona. Quindi è chiuso. Cioè, è proprio un'esigenza vitale per il progetto, perché avere una molteplicità di esperienze e punti di vista e accoglierli e tenerne conto nel progettare, insomma, no? Quindi l'autentica progettazione, cosa non è e cos'è? Questo era lo schema. Allora, cosa non è? Non è un sondaggio di opinione. Allora, noi abbiamo non è né, se volete me la mettiamo lì, non è né un sondaggio opinione né un tavolo di concertazione, che sono i due strumenti principali con i quali noi pensiamo che avvenga la partecipazione, no? Un sondaggio di opinione, hai un campione della popolazione e chiedi a questo campione: voi cosa volete fare dello stadio, no? Siete d'accordo che diventi un parco pubblico, un'altra cosa, eccetera, per riprendere gli esempi che aveva fatto prima Fabio, questa ex palestra, cosa può diventare, eccetera, no? Cioè, cosa pensate di questo? Quindi raccogli delle opinioni, hai come singolarmente alle persone, nel disegnino erano tante persone, ognuna dentro il suo loculo, no? Cioè, come se fossero un precimiteriale, una visione precimiteriale della vita, a ognuno chiede cosa pensa, il risultato è delle percentuali. Tot pensano così, tot così, tot così, 35, 12, 7%. E rifletti sulle percentuali, quindi la gente non c'è più, già non c'era all'inizio, perché nessuno di noi è veramente un singolo autonomo, come se non ci fosse niente intorno, quindi è già una visione della persona completamente ideologica e sbagliata, quella che sta alla base del sondaggio opinione. E tu ragioni sopra sulle percentuali e poi dici: la gente, la maggioranza pensa così, il 35% pensa così, il 7% pensa così. Anche questo è completamente sbagliato. Cioè, questo, la gente non pensa. Quando io chiedo alle persone con questo metodo, con questo approccio, che è quello del sondaggio opinione, quali sono le loro opinioni,
quello che ottengo sono delle risposte a delle domande, non un pensiero, perché il pensiero è dialogico e questo è un pezzo veramente importante. Per pensare io devo poter mettere in discussione la domanda, devo poter interloquire. Il pensiero è relazionale, no? Non esiste il pensiero come una serie di posizioni che vengono fuori da un essere completamente ideologico, astratto, che è un essere isolato fuori dalla propria cultura, dal proprio contesto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto l'apparato che è fondamentale con cui si regge la nostra politica, eccetera, che sono i sondaggi di opinione, è un giochetto divertente. Cioè non è che non si debba fare, però devi dire quello che è un giochetto in cui io raccolgo delle opinioni, ci ragiono sopra, è come fare la cosa astrologico, non vedere io sono del leone o della cosa, poi ragioni e vengono fuori anche delle cose interessanti, no? Però non sono veramente cosa pensa la gente, e cosa la gente in quel momento ha risposto a quelle domande. E questo è dimostrato dal sondaggio deliberativo, no? Ci sono anni ormai che James Fishkin, questo studioso della Stanford University, anche pubblicato in Italia, eccetera, anche in Italia ormai si sa che cos'è, ha fatto un esperimento semplicissimo, ha ripreso le stesse persone del campione, con cui ha fatto il campione di opinione, li ha messi insieme, li ha invitati a stare insieme per 2 o 3 giorni a discutere su quel tema, avendo a disposizione la possibilità di raccogliere informazioni, di incontrare esperti, eccetera, 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 no? E alla fine dei 3 giorni, quindi li ha messi insieme come? In quanto comunità indagante. Quindi non li ha più intervistati come esseri isolati, ognuno dei quali aveva un'opinione che deve valere in rapporto a quella degli altri, ma come esseri indaganti in grado di apprendere l'uno dall'altro, di apprendere da un'esplorazione, da un incontro, da approfondimenti, eccetera. E quello che succede è che alla fine dei 2 giorni, quello che è, questa gente si riunisce faccia a faccia, fa così, gli rifai la stessa domanda e il 70% ha cambiato opinione. Allora, la differenza fra opinione informata e opinione grezza è enorme. E quando io penso alla democrazia, devo pensare ad una società che mette a disposizione dei cittadini la possibilità di essere cittadini informati, intanto, no? Quindi questo è un primo punto. Il salto dal sondaggio di opinione al sondaggio deliberativo, che non a caso si chiama deliberativo, perché le dinamiche poi che si mettono in moto dentro, ne parliamo dopo, nel gruppo che si incontra, sono fondamentalmente quelle della democrazia deliberativa. Però quindi questo è già un primo punto. Quindi avere chiaro questo è un elemento di ecologia della mente che è veramente fondamentale, no? Cioè non può, veramente il salto dal XIX al XXI secolo, insomma, no? Noi dobbiamo sapere che noi siamo gli esseri umani sono intanto sono tutti, noi siamo degli animali emozionali che pensano, no? degli animali che pensano, che hanno le emozioni, no? Quindi le emozioni, il corpo sono estremamente fondamentali nella complessità, nei sistemi complessi. La concretezza della persona con la sua storia individuale, dell'ambiente, di quell'ambiente lì, con le sue caratteristiche uniche, individuali, sono assolutamente fondamentali per il funzionamento del sistema. Quindi più un sistema è complesso, cioè è lo smontare tutta una modalità di controllo che è tipica della modernità, no? Quando è nata la modernità, fine del 700, con lo Stato moderno, l'industria, la rivoluzione francese e compagnia, è portatore di un'idea di controllo in cui dividi, come sappiamo tutti, Marx, cioè non c'è anche bisogno di scomodare Marx, la vecchia bottega, il laboratorio, ognuno faceva un po' tutto, costruiva l'intera sedia, adesso ognuno fa un pezzettino piccolo, no? Eccetera, eccetera. Cioè la divisione del lavoro, la divisione dell'amministrazione in settori, anche della cultura accademica, in discipline. Cioè anche quello è una cosa veramente ormai
in gran parte da superare, insomma, perché è sapere che serve oggi è un passo di sapere transdisciplinare, anche questo è stato detto prima da Fabio, eccetera, no? Trasversale, cioè non, io parto dai problemi e a partire dai problemi emergono tutta una serie di punti di vista, di saperi che sono utili, che non sono separati uno dall'altro. Quindi la prima cosa è chi siamo noi, chi sono le persone, no? Allora, se io ho in mente che io debbo interloquire con delle persone e dare loro, farle emergere come protagonisti, una delle tecniche che io uso, che abbiamo usato anche a Torino, la prima esperienza è stata fatta a Torino nel progetto speciale Periferie con Valentino Castellani, quindi vedo che ritornano poi le stesse persone, eccetera, eccetera. È la narrazione polifonica, no? Allora, la narrazione polifonica, dopo io spero di potervi fare vedere qualcosa, perché ho dei video, delle cose che sono interessanti da questo punto di vista. Però, allora, invece del sondaggio di opinione come strumento fondamentale, intanto il sondaggio deliberativo. Allora, il sondaggio deliberativo ha come base ugualmente un campione della popolazione che deve essere il più diversificato possibile. Cioè la differenza, uno dei meriti del sondaggio, del campione statistico, è che cerca di avere una rappresentatività delle varie presenze nella società, no? Quindi un campione stratificato, i giovani, i vecchi, gli uomini, le donne, bla bla bla. E quindi la diversità è il cuore del campione statistico. Che vuole rappresentare l'universo. Nel sondaggio di opinione, di nuovo, abbiamo questa diversità come il centro che mi permette, centro fondamentale, caratterizzante, insomma, del valore di questo gruppo di persone che le rende rappresentative perché sono scelte. No, non è perché sono scelte a caso, cioè non è solo che sono scelte a caso, è perché hai tutti i punti di vista. E l'interazione di tutti i punti di vista, la presa in considerazione di tutti i punti di vista, fa sì che venga fuori una descrizione della situazione più adeguata. Questo è un altro principio fondamentale dei sistemi complessi, no? Per avere una descrizione adeguata della situazione, se è complessa, devo raccogliere i punti di vista di tutti coloro che sono interessati a quella situazione. Quindi una moltiplicazione delle posizioni. La narrazione polifonica è uno degli strumenti, adesso poi ne facciamo subito un altro, che consentono di dare protagonismo alla gente. In cosa consiste? Consiste nel rapportarsi al contesto, alla comunità, al territorio in cui intendo operare, facendo un primo elenco di persone che vanno coinvolte. Questo qui di solito, se chiunque inizia, ha in mente già un gruppo di persone che devono assolutamente essere coinvolte. Queste persone vengono avvicinate e intervistate. Nel senso che si stabilisce con loro un colloquio in cui si chiede non le loro opinioni, per esempio sullo stadio, sopra la palestra, eccetera, ma la loro esperienza. Si parte da molto più in là. Qual è la tua esperienza di questo territorio? La tua esperienza personale. Quindi al posto delle opinioni, l'esperienza. Quali sono gli aspetti di questo territorio che ti piacciono di più, che vorresti fossero valorizzati? Quali sono i punti critici? E attraverso questo colloquio in cui chiedi alla persona di raccontare il proprio rapporto col territorio attraverso la propria storia di vita, quindi di nuovo le storie di vita sono assolutamente fondamentali, uniche, no? A me piace quel bar lì all'angolo, per questo motivo. Sono fatti miei, però questo è un pezzo della mia realtà dentro questo territorio, no? Io sono critico verso il fatto che lo stadio è stato abbandonato e ogni volta che ci passo mi sento triste, no? Cioè perché è questo.
Quindi hai un raccogli una volta funzionava così, adesso funziona, quindi raccogli anche la storia di quel territorio attraverso da quanto tempo quella persona abita lì, eccetera. E da queste interviste assolutamente personali, individuali, raccogli una narrazione polifonica, che lo strumento è questo. La narrazione polifonica è, io volevo farvelo vedere, spero di poterlo fare, è un racconto del territorio, della storia del territorio come è vissuto dai suoi abitanti. E da qui vengono fuori gli aspetti positivi, gli aspetti, sì, le cose da valorizzare, le cose critiche, no? E questa storia, questa narrazione polifonica a più voci, con voci discordanti evidentemente anche. Chi dice qui i giovani se ne vanno tutti, quell'altro dice i giovani stanno tornando, cioè, perché è vero tutte e due in realtà, no? Perché in mente, cioè ogni volta queste idee, mi faccio un esempio, insomma, cioè arrivare a parlare sempre di cose che sono concrete. Questa narrazione polifonica viene restituita alla popolazione. Cioè, tu fai un incontro come quello che avete fatto per la Aosta Future Camp, no? Con la gente seduta a tavoli, esattamente così, eccetera, e in cui proietti sia il filmato, se è stato filmato, di queste interviste, di queste, vedi le facce delle persone che raccontano, che parlano, che sono veramente molto importanti, se loro ti hanno ovviamente avuto i permessi, eccetera, e anche lo scritto diventa anche un testo con delle fotografie che illustrano la cosa di cui la gente parla, eccetera, e quindi diventa un momento in cui coloro che vogliono coinvolgere la comunità in un processo dice: questo è quello che abbiamo imparato da voi su come funziona la comunità. Quindi l'incipit di un processo partecipativo è che i promotori del processo partecipativo devono imparare, non devono andare a spiegare cosa vogliono fare, no? Anche le possono accennare, ci piacerebbe fare questo, però la cosa fondamentale è che devono imparare dalla gente, far parlare la gente di esperienze, delle loro esperienze. E da questo viene fuori un quadro polifonico con molte sfaccettature, e la gente quando lo ascolta, quando lo vede, tu tocchi con mano che c'è un senso di comunità, capisce, noi siamo parte di questo contesto più vasto, e non percepisce per niente le opinioni divergenti, perché sono esperienze, le esperienze divergenti come qualcosa di negativo, no? Quindi hai già un forte senso di comunità che nasce da questo, dal fatto che sono state ascoltate. Quindi l'ascolto è la base, ma tu ascolti le persone, ascolti le loro emozioni, dai credito alle loro emozioni, ascolti le loro esperienze, non le opinioni. Quindi questa è la parte fondamentale. Per una volta che hai fatto questo, devi chiedi se manca qualche cosa che fa parte della vostra esperienza, che qui non abbiamo raccolto, ditecelo e noi l'aggiungiamo. E la rappresentatività di questo racconto nasce da questo, che è aperto, quindi chiunque ha qualcosa da aggiungere lo aggiunge e nessuno mette in discussione che vada aggiunto, insomma, no? Quindi hai questo è uno strumento importante, molto aperto, no? Riconoscimento del ruolo attivo delle persone nella comunità. La vostra esperienza è fondamentale perché qualsiasi progetto possa veramente avere gambe, andare avanti, diventare concreto. Noi abbiamo bisogno di una società civile capace di dialogo. Quindi come facciamo a partire da queste vostre esperienze a trasformarle in capacità, in una visione di un futuro desiderabile, comune, e in capacità di dialogo, no? E quindi qui abbiamo vari strumenti che sono, secondo me, avete già praticato praticamente, sono quando voi dite le sfide, eccetera, più o meno ci sono tanti modi con cui possono essere proposti. Quello più classico sono i futuri probabili, futuri desiderabili, no? Tu dici alla gente: abbiamo visto la vostra storia raccontata a voi con tutte le vostre faccettature, eccetera,
se fra 5 anni non succede niente, niente cambia nelle trend di fondo, come sarà la nostra comunità? No? E attraverso questa domanda i futuri probabili, la gente incomincia a con un processo che è un brainstorming praticamente, no? Quindi ognuno dice ci sarà questo, succederà quest'altro, eccetera, e tu fai un elenco di cosa succede se noi non facciamo dei cambiamenti in questa, se i trend rimangono quelli attuali, che sono i trend attuali positivi e negativi, cioè non è che debba essere tutto negativo. E poi dopo dici, ok, adesso torniamo in questa comunità fra 5 anni, scopriamo che è migliorata moltissimo, siamo sorpresi dal fatto che funziona in un modo ideale, che tante cose che non andavano bene si sono aggiustate, e io scrivo a una mia amica, un mio amico, eccetera, gli descrivo che cosa è cambiato, che mi ha fatto piacere, che ho notato. E quindi cominci a scrivere i futuri desiderabili, di nuovo con un brainstorming, alla fine hai questi due elenchi di futuri probabili, futuri desiderabili, e la domanda è come facciamo a fare dei passi dal futuro probabile a quello, come facciamo a muoverci verso il futuro desiderabile, come facciamo a fare dei piani, no? Allora questo qui comincia a diventare... Da questo materiale costruisci una vision. Questo è un materiale di fondo in cui tu costruisci, perché è implicita in tutto quello che abbiamo fatto, è implicita dentro la narrazione polifonica, è implicita dentro il rapporto fra futuri probabili e futuri desiderabili. Quindi coloro che organizzano la cosa fanno una bozza di vision che chiaramente riprende le parole e le idee che sono dentro questo processo, la propone e chiede alla gente di fare una scrittura collettiva della vision. Quindi la gente, sempre per piccoli gruppi, si mette lì e cancella una frase, una parola, aggiunge cose, eccetera, eccetera. C'è qualcuno al computer che riporta tutti i cambiamenti, i suggerimenti che la gente fa. Alla fine abbiamo una scrittura collettiva di una vision, di un futuro desiderabile, che è già un prodotto rispetto al quale puoi cominciare a scrivere delle mission, no? Perché questa vision dipende da quanto è grande il territorio, cioè questo lo puoi fare a livelli spaziali estremamente differenziati, lo puoi fare anche a livello mondiale, puoi farlo sui flussi di migrazione, cioè poi dopo arrivi a tutta una serie di progetti più specifici, più concreti, in cui chiedi di firmare e di sottoscrivere delle mission, cioè dei piani, dei piccoli programmi nei quali le persone che sottoscrivono. Cioè io mi impegno personalmente a dare una mano a fare questo, no? Allora, questa cosa che vi sto dicendo è una specie di quadro più generale dentro il quale si collocano i patti di collaborazione, perché i patti di collaborazione sono un cambiamento assolutamente, secondo me, rivoluzionario, fondamentale, che permette quello che prima anche Fabio diceva, un dialogo con la pubblica amministrazione. Perché la vera rivoluzione dei patti è che stabilisce che la pubblica amministrazione esce da una gabbia del diritto pubblico autoritativo. Cioè noi abbiamo sempre avuto in Italia, e la cosa straordinaria è che nessun partito l'ha già mai messa veramente in discussione, è una cosa che io non riesco veramente a concepire. Veramente, è una delle cose che mi chiedo in continuazione: come fa un partito che vuole essere riformista a non mettere in discussione il fatto che tu hai una pubblica amministrazione che ha un impianto totalmente autoritativo, che vuol dire che percepisce il dialogo con il cittadino come qualcosa di possibile, come portatore di corruzione, cioè che lo impegna, non si può, cioè lo vieta, e ha un'idea
della decisione totalmente autoreferenziale e totalmente basata sui regolamenti, no? Cioè il fatto che tu hai una pubblica amministrazione che è irresponsabile rispetto agli esiti è una cosa che io faccio una fatica a capire da morire, no? E penso che chiunque operi in base ai progetti, una mentalità progettuale, no, non riesce a capire. Però noi siamo stati, ci siamo tenuti questo apparato, anzi l'abbiamo pure rafforzato, no? E come garanzia di uguaglianza, cioè un diritto astratto, totalmente autoreferenziale, totalmente gerarchico, no? E irresponsabile rispetto agli esiti, che è garanzia di uguaglianza dei cittadini. Perché? E questo si regge sul fatto che tu pensi che se i cittadini si impegnano, sono portatori di caos. Non è possibile che propongano delle cose che funzionano, no? Questo è secondo me, è un modo, tutta un'impostazione mentale malata. Io la percepisco come veramente patologica, però è assolutamente quella su cui viviamo, dominante. Quindi questi miei giudizi prendeteli come volete, ma io no, veramente continuo a non capire come mai è successa una cosa del genere, insomma, no? E penso che uno degli assi portanti della crisi della nostra democrazia e anche delle società occidentali, però a parte che in Italia siamo più patologici di altri, in Francia sono più avanti nel rivedere queste cose qui, in Olanda ancora di più, in Svezia, cioè io girando per l'Europa trovo che l'Italia è veramente, per fortuna ci sono i patti con la corruzione. I patti con la corruzione sono il primo. La prima cosa che fa saltare questo principio, insomma, no? Quindi io tutte le volte che vedo che Corallina lo tocco, dico, ma come mai siamo riusciti a fare una cosa del genere che era così indispensabile, no? Eccetera. E in realtà allora però il problema è che bisogna avere molto chiaro com'è che tu hai delle garanzie che dei cittadini diversi che parlano un linguaggio normale e non giuridicese, ovviamente anche si costruiscono un linguaggio come quello dei patti con la relazione, con cui concordano, eccetera, riescono ad arrivare a partire da un processo partecipativo che ovviamente fa emergere le differenze, e come diceva prima anche Daniela, per fortuna fa emergere le differenze, no? Perché ogni differenza, ogni divergenza, ogni diversità è un'occasione per vedere le cose anche da un altro punto di vista che prima avevo ignorato. Quindi mi aiuta a vederle da una molteplicità di punti di vista. Però com'è che questo può diventare un regolamento istituzionale? Può diventare un modo normale con il quale si opera in modo più efficace, più efficiente, no? E quindi questo è l'altro pezzo, che però anche questo, ci sono studi dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, di studiosi molto importanti, Kurt Lewin, tantissimi, che hanno studiato questo. Cioè noi abbiamo nella nostra, anche questo è un pezzo veramente molto importante di una consapevolezza politica, non partitica, politica generale, che oggigiorno è assolutamente fondamentale, no? Cioè il fatto che abbiamo avuto tutta una serie di ricercatori, studiosi, attivisti che di fronte al disastro del secolo scorso, del nazismo, del socialismo reale che diventa un incubo, eccetera, le guerre mondiali, eccetera, hanno detto come facciamo ad avere una democrazia vaccinata rispetto alle tendenze della violenza e dell'autoritarismo, no? E hanno studiato, hanno fatto 10.000 esperienze, da qui nasce la democrazia deliberativa. Come mai questa gente non è stata mai ascoltata? È stata messa in un angolo, anche se a spese erano angoli
privilegiati, perché poi questa gente ha lavorato all'MIT, cioè non è che ha lavorato a Stanford, a Yale, cioè è scappata dall'Europa perché scappava dal nazismo, eccetera, però ha trovato rifugio al Tavistock Institute di Londra, cioè ha trovato rifugio in istituti di altissimo livello intellettuale, eccetera, però sono rimasti lì, cioè dentro la vita comune e la politica non sono penetrati, perché la vita politica era totalmente dominata dal capitalismo, socialismo, democrazia, no? cioè da questa dicotomia che Arthur Kessler descrive molto bene nel suo libro Buio Mezzogiorno e compagnia, insomma, eccetera. Però oggigiorno noi ci troviamo a affrontare una sfida che è la sfida di far funzionare bene una società di uguali. Una società in cui c'è una pretesa di uguaglianza che non c'è mai stata nella storia dell'umanità. E questa pretesa di uguaglianza, il fatto che le minoranze non accettano più il parere della maggioranza se non sono state consultate, il fatto che non accetti che c'è proprio una insofferenza della gerarchia, diffusissima, che anche è legata alla digitalizzazione, al fatto che abbiamo questa relazione diretta, anche con tutti gli aspetti negativi, però siamo collegati con il mondo direttamente come persone, insomma, no? Cioè, e questo è un cambiamento, quello che Bauman chiamava società liquida, no? Cioè, è un cambiamento fondamentale. Noi dobbiamo assolutamente, e quello che voi fate, i patti di collaborazione sono un pezzo, no? Dobbiamo avere un'amministrazione capace di promuovere, una pubblica amministrazione capace di promuovere la possibilità dei contesti di mutuo apprendimento fra i cittadini. Cioè l'opposto di quello che è stata. La pubblica amministrazione finora è stata qualcosa che impediva, ostruiva la possibilità di una mutuo incontro e apprendimento e esplorazione da parte dei cittadini, del protagonismo dei cittadini, perché la visione che aveva è ogni singolo cittadino viene da noi, ci fa vedere la sua carta d'identità e noi facciamo le pratiche, no? L'idea che i cittadini, ovviamente c'erano i gruppi volontari, se no non staremmo neanche qui a parlare, eccetera, però non erano affari della pubblica amministrazione, addirittura neppure dei sindacati, perché poi i sindacati stessi hanno visto il volontariato come un nemico che prende i posti di lavoro, eccetera. Quindi abbiamo invece oggigiorno questo è fondamentale, noi abbiamo questa esperienza, sempre nel secolo scorso, del socialismo reale, che è stata la più grande esperienza di un tentativo di fare una società tra pari, totalmente fallito, e bisogna fare i conti. Cioè, il socialismo è stato la promessa di una società fra pari, completamente fallita. O noi capiamo bene come mai è fallita, e insomma, è come fallita, ci sono anche qui la gente che l'ha spiegato molto bene, no? È fallita perché tu dici, siamo tutti uguali, cioè la fattoria degli animali, scusate, Orwell, già lì c'è una spiegazione molto precisa di come è avvenuta la dinamica, no? Raccoglici, tu siamo tutti uguali, discutiamo, decidiamo insieme, appena si alza uno che è critico rispetto alle opinioni del leader del momento, quello lì viene visto con diffidenza, messo in un angolo, quando non va a finire nel gulag, no? Allora che cosa è successo? È successo che tu hai voluto fare una società fra pari con una dinamica, una concezione dell'autorità e del potere totalmente paternalistica di tipo XIX secolo, no? Quindi il padre padrone che la reazione al dissenso è immediatamente una reazione giudicante e di schieramento. Quindi noi abbiamo ancora, e l'abbiamo ancora nella nostra società, uno dei motivi per cui non riusciamo a criticare quello è che lo pratichiamo ancora anche noi. Anche noi, appena emerge il dissenso, ci schieriamo. Noi in un'assemblea normale, qual è la dinamica di gruppo di una normale assemblea?
No? Il nostro emblema è un garante che dà il diritto di parola alle persone, fa parlare le persone parlano, mentre quello parla, le persone sedute in file parallele ascoltano e pensano, giusto o sbagliato, vero o falso, amico o nemico, adesso cosa dico? Come faccio a dire che io non sono d'accordo su questo, invece sono d'accordo su quest'altro? No? Quindi il pensiero, questo qui non è una questione di carattere, è una questione di dinamica di gruppo. Quindi capire bene questo, che questa dinamica di gruppo va messa in discussione, cioè va bene per le cose molto semplici, non è che dobbiamo buttarla via, no? Però nella maggior parte dei problemi attuali non funziona. Bisogna sostituirla con un'altra dinamica di gruppo che dà spazio all'ascolto, quindi al diritto di parola, sostituisce il diritto di ascolto, che vuol dire che uno parla ma è anche ascoltato. Allora, e il garante che dà la parola deve essere il garante dell'ascolto. Ma cosa fa il garante dell'ascolto di diverso dal garante della parola? Questo qui è quindi abbiamo una dinamica di gruppo che appunto non è più quella dell'assemblea del XIX secolo che dobbiamo stabilire, che è stata chiamata confronto parlamentare perché le regole di questa assemblea sono state formalizzate nei parlamenti poi, no? Quindi la mozione d'ordine, il diritto al contraddittorio, alla fine le mozioni su cui si vota, cioè, tutto questo apparato, che è quello che poi ormai adottiamo anche nei consigli, nei condomini, anche in famiglia a volte, no? Discutere se vai in montagna, ognuno dice la sua, poi si vota e si decide, eccetera, no? Quindi ormai è tutto funziona così, no? Cioè, la contraddizione di allora, questo è un modo, dobbiamo sapere che qui non è un problema che la gente è litigiosa, qui è un problema che se la gente viene messa in un contesto come questo, ragiona così. Chiunque di noi, insomma, no? Se io vado in un contesto, in un'assemblea normale e ascolto gli interventi o intervengo, sono obbligata a adottare questo tipo di dinamica, non è che sono un carattere, no? Litigioso. Cioè, mi schiero, no? Devo schierare. Se non mi schiero e voglio ascoltare, mi prendono per scema, no? Mi prendo per un'illusa, per una. No, non c'è spazio, no? Per capire per davvero le ragioni dell'altro. L'unico spazio, quando la gente dice, ma io ascolto, io in realtà sono uno che quando c'è un dissenso cerco di capire bene le ragioni dell'altro. Quello che succede, che si fa, è che stante che quella ragione, cerchiamo di capire i suoi motivi, no? Stante no, che lui ha torto, cerchiamo di capire, così poi gli spiego meglio perché ha torto. L'ascolto che noi adottiamo è un ascolto funzionale a una premessa: io ho ragione, tu hai torto. Cioè, e quindi cerco di capire, invece che aggredirti subito, no? Sono civile. E ti faccio le domande per capire meglio le tue motivazioni, poi dopo ti spiego meglio, no? Ah, magari capisco qualcosa anch'io, insomma, no? Però fondamentalmente capisco meglio perché mentre l'ascolto proattivo, che è l'ascolto fondamentale che funziona, che crea fiducia, che permette la trasformazione delle diversità in risorsa, del conflitto, eccetera. L'ascolto proattivo è un ascolto che sospende il vero falso, giusto, sbagliato, amico, nemico, accoglie tutti i punti di vista e cerca di capire le ragioni di tutti i punti di vista alla pari. Quindi il primo passo di una riunione di confronto creativo e non parlamentare, con un garante che garantisce questo, che è quello che si fa quando fai un processo deliberativo, è ognuno esprime la propria idea su un tema, ovviamente ci si riunisce su un tema, e proprio nella misura in cui io non sono d'accordo con quello che dice l'altro, io gli faccio delle domande per capire quali sono, assumo che sia intelligente, è un dialogo,
nel dialogo le persone si percepiscono come vicendevolmente intelligenti, come una premessa. E quindi se è intelligente e dice una cosa con la quale io non sono assolutamente d'accordo, devo capire quali sono le preoccupazioni, le motivazioni, le visioni che fanno sì che sia logico per lui dire questo. E quindi io prima faccio venire a galla tutte le posizioni, no? Che poi questo viene anche rappresentato per esempio nell'open space con la bacheca, no? In cui ognuno pone lì le proprie proposte, eccetera. E poi tutti facciamo un passo indietro e guardiamo l'insieme delle proposte, delle posizioni e ci chiediamo come facciamo a trovare una soluzione, un progetto che vada incontro alla maggior parte di queste preoccupazioni, eccetera. E questo si chiama emersione dell'intelligenza plurale. Quindi vedete, questo è quello che vi sto dicendo, è un regolamento, è una modalità di funzionamento delle istituzioni adatta alla complessità e diversa da quella solita. Se io in un problema complesso agisco come in un'assemblea normale, faccio un disastro, l'abbiamo sotto gli occhi in continuazione. Guardiamo il nostro dibattito politico e non so, più chiaro di così si muore. Allora, invece il problema è che nella prima fase io devo far emergere, devo dare spazio, e quindi qual è il ruolo del garante? Mentre nell'assemblea normale colui che è la chairperson, il presidente dell'assemblea, quello che è, ha la funzione di garantire che uno si domanda, se chiede la parola gliela verrà data, eccetera, il garante di un'assemblea, di un incontro basato sopra il confronto creativo, è garante del fatto che il dialogo, la comunicazione, è una comunicazione in cui ognuno cerca di capire le ragioni dell'altro. Se vuoi capire quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione. E quindi io assumo che ha ragione senza per questo assumere che io ho torto. Quindi usciamo completamente da un'epistemologia positivistica, vero, vero, sbagliato, eccetera. È il tipo di epistemologia che sta alla base dei sistemi complessi è una in cui il paradosso è un pezzo fondamentale della comprensione del mondo. Quindi A e non A possono essere entrambi veri, mi serve considerarli entrambi veri, no? Quindi io continuo a pensare come prima, però anche tu hai ragione, no? E la mettiamo lì ed è, no. Dopodiché questo è il primo passo in cui tu hai garantito a ognuno che quando entra dentro questa riunione non verrà attaccato, giudicato, ma cioè, tutti cercheranno di ascoltarlo e di capire le sue ragioni. Quindi hai già un crei un'atmosfera di accoglienza di ognuno, no? E questo già cambia la relazione, il clima, eccetera. A questo punto qua ti chiedi come facciamo a fare un progetto che accolga il massimo possibile di tutte queste esigenze, preoccupazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E qui inizia un processo di moltiplicazione delle opzioni. Quindi dopo il diritto di ascolto segue il diritto di moltiplicare le opzioni. Anche questo è fondamentale, c'è una legge, la prima legge della cibernetica, perché poi queste cose qui sono state discusse dai ricercatori della ricercazione, della cibernetica, della fisica dei quanti, cioè voglio dire sui sistemi complessi, tutto converge, no? Sul fatto che più un sistema è complesso e più ogni parte di questo sistema deve poter contare sopra un'ampiezza di una crescente ampiezza di opzioni, no? Quindi noi abbiamo questo problema, non sappiamo come risolverlo perché qui abbiamo esigenze assolutamente opposte e contrastanti. Andiamo a cercare in giro se esistono delle buone pratiche, delle esperienze, se ci viene un'idea mentre dormiamo, mentre beviamo il caffè, mentre nuotiamo in piscina, se ci viene un'idea
nuova, che ci apre un nuovo orizzonte. Cioè esistono i nuovi orizzonti, esiste l'esplorazione, esiste la creatività. Esistono le buone pratiche. Poi il mondo è talmente vario, è talmente pieno di pratiche interessantissime che noi di solito ignoriamo, che anche questo è un delitto, no? Infatti anche grazie al web eccetera uno può trovare facilmente ormai non solo il racconto ma le foto, i filmati, insomma esperienze estremamente interessanti a cui ispirarsi per inventarsi poi delle cose locali che vanno bene localmente, insomma, che non è che uno deve imitare niente, però apre gli orizzonti, apre l'arco delle possibilità, no? Allora, questa è una fase che io personalmente considero una delle più interessanti di un processo partecipativo, perché io stessa imparo moltissimo, no? Cioè mi stupisco. Lo slogan dell'open space, sii pronto a essere sorpreso, è assolutamente vero. La gente si rivela molto più fantasiosa, immaginativa e creativa di quello che di solito la costringe ad essere. E a partire dalle idee nuove, più interessanti che emergono da quello, se il gruppo è un gruppo numeroso, si decide un comitato più ristretto che si mette lì e prova a fare un progetto che corrisponde a tutti gli stimoli che sono venuti fuori in precedenza. No? Quindi abbiamo che il processo, adesso se io riuscissi a fare, ci riprovo, proviamo. Oppure guarda Marianella, ho un'idea, potremmo fare così, che c'è una domanda per Fabio, magari mentre Fabio risponde tu puoi mandare gli allegati, ce li puoi mandare via mail, così chi sta dietro le quinte poi proietta il file. Mi sembra, ti piace? Non ti senti, ma la mando alla mail alla stessa di Sara? Sì, esatto, puoi mandare a Sara. Grazie. Ok, lo faccio subito. Sì. Allora benissimo, vai Fabio. Grazie, intanto vabbè, io ti ringrazio anche perché in questa tua sembrava una chiacchierata, ma in realtà ho riguardato il mio quadernetto e secondo me davi proprio degli step metodologici a chi vuole fare comunità, quindi grazie Marianella. E per Fabio, in realtà, una funzionaria che ci sta seguendo, che conosciamo molto bene, di Chivasso, era incuriosita da come avete organizzato questo ragionamento collettivo sulle sfide. Chiedeva se potevi raccontarlo. Sì, allora sostanzialmente il gruppo, come dicevo, era un gruppo multidisciplinare che contava più di 30 persone, con le quali nell'arco di 6 mesi abbiamo raccolto dagli osservatori di cui diciamo eravamo, in cui ciascuno di noi si trovava, una serie di elementi a nostro modo di vedere critici ma risolvibili attraverso l'intervento appunto di dei cittadini sul comune di Aosta. Ci sono, come dire, dei nei che sono lì da decenni, ma come in tutte le comunità, e quindi spazi inutilizzati o sottostimati, progetti incompiuti. E quindi abbiamo voluto lavorare un po' su questi elementi portarli appunto a diventare una sfida. Ne abbiamo individuati 20 di sfide, suddivise in 5 ambiti, che appunto erano dei grossi ambiti di lavoro: arti e trasformazione, l'educazione, l'ambiente, il turismo, l'imprenditoria, e quindi appunto ciascuno di questi 5 macro argomenti poi si declinava in altrettanti 5 o 6, a seconda diciamo del macro argomento, sfide che erano molto puntuali. Sono visibili poi peraltro sul sito austrafuturecamp.org. Le abbiamo poi, una volta individuate, messe in relazione con la parte politica, ovvero abbiamo poi
interloquito con i diversi assessori e dirigenti che si occupavano di turismo, di commercio, imprenditoria, di lavori pubblici, dicendo: guardate, questi sono gli argomenti che noi abbiamo individuato e selezionato e che proporremo nell'hackathon. Poi le persone nel ventaglio di queste sfide hanno scelto quelle su cui volevano lavorare, che quindi avvertivano come più vicine a loro. Benissimo. Allora, magari mentre aspettiamo che Sara riceva e condivida, io darei volentieri la parola a Sandra, a Loia, per una sua reazione. Insomma, vedo che manca mezz'oretta alla fine di queste due ore insieme, quindi ci tenevo così che anche tu avessi il tuo spazio, sia come dicevo, no, per reagire a tutte le proposte operative, direi, anche non solo di visione, ma anche molto di organizzazione che ci ha fatto Marianella, dicevo, dal tuo punto di vista, insomma, dal punto di vista anche della Compagnia di San Paolo. Sì, allora grazie, perché mi avete messo molto in crisi ed esco da questa ora e mezza con tanti dubbi e un sacco di domande su quello che stiamo facendo. Tu, Daniela, mi avevi detto di non dare per scontato che chi ci ascolta sappia cosa fa Compagnia di San Paolo e di che cosa ci occupiamo come missione partecipazione, quindi cerco di riassumerlo molto molto velocemente, poi cerco di entrare subito in una piccola riflessione che posso aggiungere, poi al massimo potete farmi altre domande, possiamo discuterne insieme. La Compagnia di San Paolo è appunto una fondazione di origine bancaria e che dallo scorso anno, quindi come fondazione di origine bancaria, diciamo, si occupa di sostenere oppure costruire direttamente dei progetti sul terzo settore. Dall'anno scorso, quindi, non è soltanto grant making, ma è anche una fondazione operativa, quindi direttamente operativa. Dall'anno scorso la sua struttura organizzativa ha deciso di essere organizzata, quindi proprio l'organigramma parte dall'agenda 2030 dell'ONU e quindi la nostra organizzazione è suddivisa partendo dagli SDGs, cioè dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tre sono le grandi macro aree, che sono appunto quello del pianeta, quello delle persone, poi abbiamo fatto una piccola forzatura che però ci piace molto, che è quella della cultura, con un'accezione molto ampia. All'interno di questi macro dipartimenti ci sono delle missioni, ovvero delle finalità. All'interno dell'obiettivo cultura le finalità sono tendenzialmente quattro, che sono quello di creare l'attrattività, quello di custodire la bellezza, di sviluppare le competenze e poi quello di cui io sono responsabile insieme al gruppo di lavoro, che insomma lavora insieme a me all'interno della compagnia, ma anche di altri consulenti all'esterno, è quello di favorire la partecipazione attiva. Allora, che cosa intendiamo quindi con, che cosa vogliamo dire con il favorire la partecipazione attiva? Ecco, qui sostanzialmente la compagnia ha deciso in qualche modo di porre l'accento proprio su quel protagonismo dei cittadini e proprio su quella responsabilità, corresponsabilità sia individuale che condivisa rispetto alla cosa, all'utilità pubblica. Io credo che alla base di tutto questo ci sia soprattutto una visione del mondo che però non è detto che sia condivisa, nel senso, io mi chiedo molto spesso da che punto dobbiamo partire di condivisione, cioè di visione del mondo, cioè siamo tutti d'accordo su cosa? E allora, perché altrimenti bisognerebbe chiedersi perché dobbiamo favorire la partecipazione attiva. Allora io so che all'interno della mia organizzazione questo tipo di risposta parte dal presupposto che vogliamo, come dire, fortemente una società che sia equa
che sia coesa, che sia sostenibile, e stiamo cercando di dare un significato, perché poi tra l'altro non diamo tutti lo stesso significato a questi concetti, no? E quindi stiamo cercando di condividere già all'interno della nostra organizzazione un significato che sia condiviso e di dire ok, come? E quel come passa attraverso queste finalità che noi chiamiamo missioni. Intanto c'è da chiederci, siamo tutti d'accordo? Cioè, sono dei valori condivisi, sono delle finalità condivise, cioè vogliamo tutti una società davvero più equa, più coesa e più sostenibile? Perché se così non è, dobbiamo partire da molto prima per arrivare a, perché se lo diamo per scontato, poi si capisce per quali motivi, poi abbiamo dei problemi dopo. E quindi questo è forse la mia prima, come dire, riflessione che porto sul tavolo, perché secondo me dare per scontato che tutti vogliamo una società equa, coesa e sostenibile e il tipo di significato che diamo a questo, secondo me già fa la differenza. Ok, con favorire partecipazione attiva, in verità noi lavoriamo su piani completamente diversi, ma che esplicitiamo tutti, che in realtà sono diversi fino a un certo punto, però li esplicitiamo perché altrimenti nel rimanere impliciti si pensa che non siano toccati, e quindi lavoriamo sulla partecipazione attiva culturale, to cure, sulla partecipazione attiva civica, sulla partecipazione attiva democratica, ma anche politica, che è qualcosa di molto strano se ci pensiamo. Io infatti, quando me lo hanno detto, ho chiesto mille volte, cioè, ma stiamo parlando davvero di... Sì, stiamo parlando proprio di questo. Dico che è molto strano perché tendenzialmente la politica è diventata una parola tabù, sembra che sia nel mondo normale, dice scusate, la sento nominare come dico una parolaccia, politica, no? E si fa questa battuta tendenzialmente per entrare dentro al discorso, proprio perché è uno degli argomenti che si fa fatica a condividere con gli altri. Quindi c'è anche, secondo me, e qui la mia seconda riflessione, cioè cercare di capire per quale motivo un certo tipo terreno, campo da gioco comune, che è quello nel quale siamo tutti inseriti, cioè la vita collettiva, la vita pubblica appunto, sia diventato un terreno in cui, appunto, che è un terreno tabù. E quindi si fa fatica a lavorare su questo territorio, su questo campo da gioco. Cerchiamo di inventarci delle parole altre per riuscire ad arrivarci lateralmente, per dire guarda che non c'è niente di male ad occuparsi di politica. Poi è il come, il cosa, eccetera, è lì che ci sta il dialogo, il conflitto, cioè dobbiamo ritornare. Quindi io sono assolutamente d'accordo su quello che veniva detto prima, cioè dobbiamo ritornare a imparare le regole del conflitto positivo, del conflitto generativo. Dobbiamo ritornare a pensare anche dal punto di vista politico che la politica è fatta di scambio, è fatta di conflitto anche molto duro, però forse mancano le regole a questo punto, cioè le persone delle nuove generazioni, ma forse nemmeno troppo nuove, perché se penso anche alle mie, probabilmente non abbiamo più l'esercizio della democrazia, cioè non ci è stato passato, perché sono diventati pochissimi i luoghi dove esercitare la democrazia e quindi la partecipazione attiva. E quindi cosa succede? Che all'interno del lavoro che facciamo, ma anche prima che lo esplicitassimo, quando ancora ci chiamavamo innovazione culturale, diciamo che l'apice di questa sperimentazione di creazione di comunità, tra l'altro, e qui terzo elemento che voglio aggiungere, è che ciascuno di noi fa parte di più comunità. Nella società complessa, e ogni comunità ha delle regole diverse, ha dei ruoli, ciascuno di noi assume dei ruoli diversi, e quindi richiede una intelligenza personale e collettiva incredibilmente spiccata per riuscire a capire come poter interpretare il proprio ruolo all'interno della comunità, in comunità che sono così diverse, con finalità diverse, con numeri di persone diverse, via di seguito. Però il grado più alto io penso che sia stato a un certo punto un bando
noi non lavoriamo soltanto per bandi, anzi è una parte molto ridotta del nostro lavoro e sempre di più sta diventando invece legato a dei progetti operativi, però un bando che si chiama appunto Open Community, questo perché eravamo arrivati appunto all'epoca, lavoravamo esplicitamente solo ed esclusivamente sul campo culturale in senso diciamo stretto. Avevamo capito che il modo migliore per riuscire, cioè eravamo arrivati per step con questa comunità di professionisti e di operatori culturali a capire che il momento migliore per arrivare al grado di apprendimento collettivo, quello che stavate dicendo voi, però penso che le comunità debbano arrivarci appunto un po' per step a viverlo sulla propria pelle, è proprio quello di creare delle come dire, una comunità culturali, chiamiamole, perché non sono le iniziative, è proprio la comunità culturale attraverso appunto una rete di comunità. Cioè poi alla fine non è soltanto una serie di collettività che lavorano insieme, ma ogni collettività è una comunità di per sé e l'ecosistema culturale è una rete di comunità. Quindi è la comunità al quadrato in qualche modo. Per riuscire a gestire tutto questo, il nostro lavoro attraverso il confronto con queste reti di comunità si è spostato sul metodo più che sul contenuto, perché poi il contenuto viene poi di per sé e come viene fuori va bene comunque, cioè non ci interessa dal punto di vista del contenuto che cosa viene fuori, ci interessa esattamente quella roba lì, cioè il funzionamento della rete di comunità. E quindi come funzionano le governance delle comunità, delle reti di comunità, come funzionano le organizzazioni, come funzionano i ruoli, quanto rimangono aperte, perché il grande tema, io cerco sempre di più, appunto il gioco che dicevo prima di sostituire i lemmi problematici con lemmi che sono un po' meno problematici, ma che ovviamente cambiano anche il significato, cioè il termine comunità quando poi lo si usa è... Insomma, è bello problematico perché molto spesso il termine comunità può volare anche dire ok, chi sta dentro sta dentro, chi sta fuori. E allora dobbiamo subito chiarirci il concetto che stiamo parlando di comunità aperte, no? E allora come si fa a mantenere una comunità aperta? Lo sappiamo tutti da quando viviamo da piccoli all'interno delle classi a scuola, che tendenzialmente si inizia ad essere molto, arrivano quelli che arrivano il secondo anno e sono già quelli che sono un po' messi da parte, eccetera, eccetera, perché nel frattempo si è già creato il gruppo e quindi ci vuole anche una predisposizione. Io credo anche che non tutti siano, come dire, in modo innato predisposti a fare un lavoro di questo tipo. Devono impararlo, devono volerlo innanzitutto ed impararlo, devono imparare un esercizio, devono, secondo me è proprio un esercizio, per questo io lo chiamo l'esercizio della democrazia ed è per questo che quando dico che stiamo lavorando sulla partecipazione democratica attiva, il grande del lavoro è iniziare, e questo lo stiamo iniziando a capire adesso, quindi a capire come funzionano ad esempio le associazioni che noi sosteniamo, che tipo di vita democratica hanno al proprio interno, sono sempre le stesse tre persone che l'hanno fondato 50 anni fa, ma allora che tipo di democrazia si può esprimere lì all'interno? Quando lavoriamo nella creazione invece di nuovi soggetti, perché grazie al cielo esistono anche dei nuovi soggetti che nascono, no? Cerchiamo di lavorare, quando loro lavorano i nuovi statuti e via di seguito, di cercare di lavorare proprio all'interno dello statuto, nella macchina democratica di quel posto. Questo vuol dire dover scardinare tante di quelle cose, ma tante di quelle cose all'interno anche del terzo settore e tutto, perché vuol dire una circolarità del potere, vuol dire che insomma... trovo che ci siano dei gradi e dei livelli veramente di complessità molto, molto elevati. E qui quindi lancio, diciamo, vi ho detto mi avete lasciato con un sacco di domande, ma io quelle che vedo più grosse, perché poi ovviamente potremmo ragionarci per giorni e giorni, e quando questi processi possono essere messi in atto? Sempre? Oppure non sempre? Perché... il paradosso che mi viene sempre portato
all'attenzione, se io sto male vado al pronto soccorso, se ci fosse un processo di confronto mentre io sono lì che mi sto dissanguando, probabilmente non è proprio il processo migliore nel momento in cui invece ho bisogno di una reazione immediata. Quindi è quando uno, su cosa, quindi su tutti, su alcuni mondi, le scienze esatte sì, ma le scienze, cioè le scienze umane sì, perché altrimenti si rischia di dire no, perché le scienze esatte, allora non bisogna adottare questo tipo di processi di comunità, mentre invece nelle scienze umane sì. Ampio dibattito, secondo me ovviamente no, però bisogna cercare di ragionare su quando, cosa, e con quali condizioni di base. Cioè, quali condizioni di base ci devono essere o bisogna creare per riuscire a instradare un processo di questo tipo, un processo partecipativo di questo tipo. Questo serve a noi, perché se dovessimo, come dire, dico noi inteso come piccoli policy maker, perché poi rispetto ad altri tipi di politiche sono piccoli policy maker, se dovessi pensare di adottare un processo deliberativo, come dire, anzi chiamiamolo processo partecipativo, con come abbiamo messo in campo in determinate situazioni su tutto, ecco, non so se saremmo riusciti ad arrivare ai risultati a cui siamo arrivati in questi anni. Magari bene lo stesso, perché vuol dire abbiamo fatto un altro tipo di lavoro, appunto, di crescita dell'intelligenza collettiva e del, cioè saremmo arrivati a dei risultati indiretti. E poi ci sono vari gradi, secondo me, perché non c'è un unico processo, ci sono secondo me dei livelli diversi di processi partecipativi, alcuni che sono, diciamo, dall'inizio alla fine, altri che sono in alcuni momenti. Quindi il problema, e lo dico proprio in termini di problema che mi pongo io nel piccolo del mio lavoro, è appunto quando, cosa, e se vogliamo anche in che modo e con quali condizioni di base. Perfetto, allora se siete d'accordo aggiungo a queste domande di Sandra, che ringrazio molto per l'intervento, anche alcune che arrivano più da chi ci sta ascoltando. Pasquale Allegro per esempio ci chiede come si può pensare di mediare eventuali conflitti con i cittadini tutti scritto in stampatello, quindi richiamando di nuovo il fatto della comunità che include ma che anche esclude. Erminio Ressegotti dice che rivede molto la sua storia di vita, e pone anche lui dei temi però appunto legati al funzione. Direi che c'è tutto un blocco di domande per riassumere su proprio i limiti della democrazia rappresentativa, come rigenerarla. Alcuni citano, no, gli strumenti di democrazia diretta. Devo dire che nella prospettiva di Lapsus questo è un tema anche molto interessante, no? Perché insomma dentro la democrazia rappresentativa possono essere trovati degli strumenti, no? Che, oltre al voto, chiaramente, mentre poi il paradigma della democrazia diretta appunto rimette proprio in discussione completamente la rappresentativa, quindi su questo magari facciamo un'altra officina, però vi dico che in chi ci segue c'è questo tarlo. E poi Emanuela Saporito che mette l'attenzione sul fatto che molto spesso ci sono settori, no, della pubblica amministrazione che si appassionano al tema dei beni comuni, anche agli approcci partecipativi, a questi strumenti di confronto, però ecco, come favorire il processo di innovazione intersettoriale, cioè come è possibile allargare invece anche a quei settori che sempre pubblica amministrazione sono, ma si sono appassionati un po' meno, no, alla partecipazione o all'oggetto della cura dei beni comuni.
Intanto Marianella, se ho visto che prima Sara è riuscita a condividere lo schermo, quindi se poi adesso hai bisogno di... Ascoltando Sandra, Loia, mi sono venute in mente tutta una serie di cose che sarebbe interessante a dire, approfondire, ma uno di questi è chi è d'accordo e chi non è d'accordo sui valori della... La società desiderabile, e c'è una espressione di questo sociologo che si chiama Elster, che io trovo divertentissima, che è il valore civilizzatore dell'ipocrisia. Cioè, se io faccio un processo partecipativo pubblico e chiamo tutti coloro che devono decidere, so, come facciamo a sviluppare un certo terreno abbandonato, eccetera. E c'è anche lo speculatore, non so, cioè chiunque è disposto ad accettare le regole di cui adesso vi faccio vedere lo schema, le regole del processo deliberativo sono benvenuti gli antipatici, cioè sono utili. Se io ho bisogno del dissenso per capire meglio, più uno dissente e più è prezioso, anche i marginali, tutto eccetera eccetera, però questo antipatico, questo che dissente, questo marginale, nella misura in cui fa parte del processo deve accettare le regole, cioè deve accettare di ascoltare anche lui, di non solo di essere ascoltato, di moltiplicare le opzioni, di la coprogettazione, quindi le dinamiche di fondo, come in qualsiasi riunione, no? I regolamenti devono essere condivisi, quindi se uno non accetta questo, pensa di aver già ragione, vuole solo convincere gli altri che le sue ragioni sono giuste, non può far parte di un processo partecipativo. Questo qui è il garante, il facilitatore glielo dice chiaramente, lo dice a tutti, insomma è così. Quindi è molto importante avere il dissenso, e è molto importante che questo dissenso venga giocato da tutti dentro un arco di aspettative e di dinamiche che sono quelle che lo trasformano in conoscenza collettiva, se no non funziona. Però dentro questo processo fatto così è difficile che uno venga e dica: a me non me ne frega niente se i bambini muoiono di fame perché io voglio guadagnare. Cioè, magari lo pensa, ma non lo dirà, no? Allora, questo è il valore civilizzatore dell'ipocrisia, è molto importante, perché quello lì pubblicamente ha detto che invece gli interessa che i bambini non muoiano di fame, ok? Quindi, poi dopo, quando prendiamo decisioni, l'intero processo è pubblico. Quando noi decidiamo cosa facciamo, andiamo a vedere, monitoriamo gli esiti, no? Quindi c'è un aspetto di civilizzazione che è collegato al fatto che è un processo pubblico, no? Che è pubblico, che è trasparente, che è inclusivo, eccetera. Cioè, questo porta di per sé stesso, con le regole che diciamo, a una crescita della coscienza pubblica e sociale. E per questo è un primo punto molto importante. Un altro è che i partiti, dentro questi processi partecipativi, devono anche loro cambiare, di ripensarsi, perché da il vecchio modello del partito come la cinghia di trasmissione, cioè la gente che ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di qualche decisione politica, va al partito, lo discute, lo fa sapere ai dirigenti, i dirigenti nei parlamenti fanno votare delle leggi che vanno in quella direzione. Quindi il partito, anche per il comunista, anche per il partito era, adesso non funziona più niente tutto questo, ma insomma per molti anni in Italia è stato così, no? Il partito era la cinghia di trasmissione in cui la gente, anche i marginali, coloro che non è ascoltati, però vanno lì e attraverso i canali del partito fanno valere certe decisioni. Questa è una modalità tradizionale che ha funzionato in Italia più che in altri paesi per molti anni, con i grandi partiti di massa, Partito Comunista, Democrazia Cristiana e anche altri piccoli partiti. Oggi il partito deve vedere se stesso come promotore del dialogo nella società civile. Quindi deve sapere, e la democrazia liberativa nasce qui, cioè quando io
che sono stato eletto, che rappresento una quota di elettori, che rimane questo aspetto della democrazia deliberativa rappresentativa, però quando io devo decidere se faccio l'alta velocità, no? O qualsiasi altra cosa, da Torino, devo sapere che devo dare voce agli abitanti dei territori che risentiranno di questo intervento. No, in Francia c'è una legge che lo stabilisce, che questo è assolutamente obbligatorio dal 95, no? Quindi, signore, è possibile. Ed è un ruolo molto importante. I partiti non è che sono sminuiti da questo, anzi hanno un ruolo molto più importante, perché hanno un ruolo di crescita, di responsabilità, di maturazione della cittadinanza, della società civile, e in particolare la pubblica amministrazione dovrebbe avere questo ruolo. Quindi, quando prima si diceva i comitati a livello locale rischiano di essere tante caste, il che è assolutamente vero, no? Cioè tu fai un comitato, sono bravissimi, si informano di tutto, lottano per migliorare il territorio, eccetera, eccetera, però uno degli aspetti che spesso viene fuori è che pensano di aver già capito tutto, loro sono gli interlocutori con il potere politico, e se tu vai lì e provi a dire facciamo un processo partecipativo su queste stesse cose in cui coinvolgiamo tutti gli abitanti, ti dicono no, perché sappiamo già tutto siamo già noi rappresentanti dei cittadini. Quindi l'idea è che invece, e quindi diventano delle piccole caste, dei piccoli luoghi di potere che si riproducono come tali, che non aiutano l'ampliamento del dialogo e del protagonismo nella società civile, perché e poi entrano solo i loro amici, cioè alla fine diventano come i partiti dei luoghi in cui i simpatici vanno lì, i simpatici a loro vanno lì e parlano, e gli antipatici sono tagliati fuori, insomma, no, questa è mentre nella società complessa gli antipatici sono assolutamente fondamentali. Quindi questo è un ruolo, e secondo me la pubblica amministrazione deve proprio capovolgere il suo ruolo, da una pubblica amministrazione autoritativa, incapace di ascolto, incapace di progettazione, incapace di assumersi responsabilità, di correggersi. In una società complessa, incapacità di correggersi non esiste, vuol dire che fallisci sempre, perché qualsiasi cosa metti in atto verranno fuori degli aspetti che non avevi potuto prevedere e che chiedono correzioni. Quindi devi poterle fare non con le varianti, no? Ma come una cosa del processo. Quindi questo da così a generatrice di contesti di mutuo apprendimento. Quindi dovrebbe essere proprio, insomma, non è proprio vicinissimo questo momento, la pubblica amministrazione che stimola i gruppi di volontari, i gruppi di azione sul territorio, grazie, questo mi serve, ad aprirsi, a essere loro stessi promotori di metodologie che danno la parola su questi temi a tutti coloro che sono interessati nella società. Poi l'altra cosa che sparisce, per adesso qui passo perché devo chiudere, che è tardi, ma l'altra cosa che sparisce è la figura del militante a tempo pieno. Non è che ogni cittadino che si occupa di politica, che si occupa del benessere della comunità, eccetera, si deve occupare di tutto, no? La democrazia deliberativa stabilisce che io mi occupo delle cose che ho a cuore, ho dei figli a scuola e mi occupo della scuola, ho un problema di sanità, mi occupo della sanità, e delego agli altri cittadini organizzati in assemblee deliberative, in convenzioni deliberative, discutere altri temi che sono interessanti, ma io non ho tempo, non ho voglia di occuparmene, no? Quindi ognuno si occupa la garanzia è il fatto che, essendo quelle assemblee o le convenzioni deliberative veramente, se mi garantiscono che ci sono tutti i punti di vista, tutte le opinioni, no? Nella convenzione citoyenne francese c'erano 6 minorenni, eccetera, io so che l'esito sarà un esito più avanzato e più adeguato di un esito fatto fra una discussione di tipo parlamentare. La discussione parlamentare è una discussione che impedisce la moltiplicazione delle opzioni, e si potrebbe, però non abbiamo tempo. Invece vi faccio vedere un attimo se questa scheda la state vedendo, no? Se ripartiamo dall'inizio,
Questo è, ecco, questo è questo signore che si chiama Sam Kanner, questo, che è un esperto e un facilitatore di processi partecipativi, ha scritto questo libro che lì è citato, e la cosa che volevo farvi vedere è questa, che noi di solito, quando abbiamo un problema, è sul problema del conflitto della diversità, quando abbiamo un problema risolviamo tutto dentro questi due triangolini qua, cioè abbiamo un tema, si aprono le varie divergenti proposte, opinioni, appena le proposte divergenti sono qua, sono tutte lì sul tavolo, sono state espresse, immediatamente ci facciamo un tavolo e decidiamo, quindi, e troviamo la soluzione. L'idea è, abbiamo un conflitto, abbiamo delle divergenze, oddio, oddio, chiudiamo, andiamo a trovare qual è la soluzione giusta. Quindi cerchiamo di lottare contro questo conflitto che è vissuto come negativo. E quindi immediatamente hai un processo di chiusura con i pro e contro che è questo. Quindi tutto si risolve qui dentro. Un processo di democrazia deliberativa non funziona così, funziona così. Cioè questo pezzettino qua di chiusura è qua in fondo. Prima, in mezzo, ci sono delle cose assolutamente fondamentali, che sono il momento che Kanner chiama la zona divergente, io la chiamo la zona dell'ascolto attivo. I miei termini sono tutti più positivi, secondo me. Lui dà molto più cosa all'ansia. No? Zona divergente, la chiama la zona ansiogena creativa. Alla zona divergente lasciamo, cerchiamo di capire le ragioni di tutte le posizioni. Ascolto attivo. Qui emerge l'intelligenza plurale, l'intelligenza collettiva. Poi, quando è emersa, no? Siamo tutti in crisi perché non sappiamo minimamente che fare, perché se è vero A e vero non A, tutte le posizioni divergenti, come ne usciamo? No? Ne usciamo moltiplicando le opzioni. C'è un diritto, io ho diritto, quando mi dicono, io faccio una proposta, mi dicono che non è possibile, io prima di accettare che non è possibile voglio vedere quali sono le altre possibilità. Okay? Questo è un diritto del cittadino nel mondo contemporaneo. Quindi anche, vabbè, gli esempi ci potrebbero sono tantissimi. Quindi abbiamo questo, qui andiamo a cercare le varie possibilità. Vorrei che la scuola fosse aperta pomeriggio, non è possibile perché non ci sono i bidelli, perché non ci sono i soldi, eccetera. Ma le altre scuole, ci sono 10.000 scuole che già sono aperte a pomeriggio, come fanno? Andiamo a vedere, no? Quindi andiamo a vedere e poi decidiamo. Quindi no, il preside, il quello che era il guardiano delle possibilità in virtù della sua posizione, della sua autorevolezza, oggi non funziona più, deve essere anche lui un promotore della ricerca delle alternative, dell'arco delle possibilità, insomma, no? Quindi andiamo a vedere le varie possibilità e poi alla luce di come questi qui hanno risolto il problema che non c'è il bidello, che non ci sono i soldi, che non c'è sicurezza, tutte le cose che vengono fuori, come le hanno risolte, vediamo anche noi come possiamo risolverle. A questo punto abbiamo imparato tantissimo, facciamo un comitato il quale arriva a fare una proposta sulla quale si discute con i pro e contro, eccetera. Quindi Kurt Lewin, che è l'inventore dell'azione dell'ascolto attivo, dell'ascolto proattivo e dell'azione di ricerca, eccetera, dice il problema della nostra civiltà, come un po' Uri Becker vi citavo all'inizio, è che quando noi abbiamo un problema cerchiamo subito di risolverlo. Invece prima bisogna scongelare, bisogna stabilire dei rapporti, delle relazioni in cui le persone si sentono a più agio, ogni posizione viene accolta. E quando abbiamo scongelato, poi in qualche modo la soluzione si trova, perché sono le dinamiche, apre le dinamiche di scoperta, di creatività, di adattamento reciproco. No? E quindi abbiamo prima scongeliamo, poi cambiamo, e poi quando abbiamo individuato un progetto che ci piace, possiamo ricongelare, cioè il nuovo progetto stabilisce dei momenti, delle norme, dei regolamenti che poi di nuovo verranno rispettati fin dall'inizio. No? Quindi questo è una dinamica che qui viene spiegato Lewin's Change Model, no? Cosa vuol dire scongelare, cambiare, ricongelare, ascolto attivo, moltiplicazione delle opzioni e con design, con progettazione, eccetera. No? Allora, questo dovrebbe diventare
normale come oggi è normale un'assemblea. Cioè, direi che dovrebbe essere proprio il modo, e quindi questo vuol dire che devo scrivere un cartello sui muri dei luoghi in cui ci riuniamo, poi diciamo prima fase ascolto, seconda moltiplicazione azione, terzo coprogettazione. Se non riesco a coprogettare, allora posso votare a maggioranza. Però il voto a maggioranza è uno strumento, un dispositivo che mi serve se ho fallito la coprogettazione, non il modo di decidere, ed è molto diverso. Io riconosco di aver fallito, non ci siamo riusciti, a sto punto se dobbiamo proprio decidere, decidiamo in maggioranza, no? Ma questo è veramente molto importante. Allora, tutto questo, e con questo vuol dire che abbiamo un'idea dello spazio diverso, infatti Fabio prima raccontava che si riuniscono in cerchio, in gruppi, eccetera, eccetera. Questo è assolutamente fondamentale, perché lo spazio circolare faccia a faccia trasmette un messaggio in cui il corpo si trova come un corpo fra pari, insomma, questo è fondamentale. Le dinamiche interpersonali di gruppo, dal confronto parlamentare al confronto creativo, le cose, poi quello di Kanner che vi ho appena detto, e poi di cosa si parla e come si parla fra persone, quindi non come ruoli, ma fra persone che hanno dell'esperienza a 360 gradi, in tanti gruppi, in tanto personale, e a partire dagli incidenti critici. Cioè, ci si chiede, in questa, come mai una certa situazione, istituzione funziona meglio di un'altra? Come si affrontano le criticità in quella situazione? Ne prendi una, vedi come è successo. Quindi devi parlare di cose estremamente molto concrete. La bibliografia, ho letto bibliografia di riferimento. Vabbè, questo è il... Mi sembra che a questo punto siamo agli sgoccioli del tempo. Sì, sì, sentivamo anche le campane che suonavano, campane di mezzogiorno, quindi ci possiamo, come dire, salutare. Vi ringrazio veramente tantissimo e Marianella, io te l'avevo già anticipato, ma pubblicamente, adesso lo dico pubblicamente, sarebbe molto bello che questa comunità attiva nel nord-ovest, insomma, per la cura dei beni comuni, fosse la prima a fare un po' questi esercizi di congelarsi, ricongelarsi, scongelarsi. Quindi, insomma, così sarebbe molto bello che nei prossimi anni in Liguria, in Piemonte, in Valle d'Aosta, tu ci seguissi con il tuo occhio esperto a farci un po' da faro, perché effettivamente così proviamoci, insomma, ci proveremo. Sì, io credo che ce ne sia un tale bisogno ormai, no? Insomma, che non è poi così difficile se ci sono le persone volontarose che si muovono in questa direzione, no? Non si regge più il sistema, no? E questo, la cosa adesso, la cosa che mi preoccupa è che io poi sono avvicinata dai gruppi che sono Extinction Rebellion, Friday for Future, questi giovani che secondo me assolutamente ha ragione, si mobilitano per impedire il fallimento dell'umanità, i quali però loro stessi hanno a disposizione una cassetta degli attrezzi di come comunicare, di come permettere la partecipazione, che è molto antiquata. Cioè, pensano a fare il referendum quando vogliono capire cosa pensa la gente o convincere la gente di qualcosa, no? Allora, il referendum può essere anche un momento successivo, dopo che hai usato gli strumenti di democrazia deliberativa, ma se tu fai solo il referendum sei ancora su un piano che assomiglia molto al sondaggio di opinione, no? E quindi ha una modalità epistemologica, vuol dire cos'è la buona conoscenza, com'è che conosciamo, no? Che è totalmente inadeguata rispetto al mondo in cui noi viviamo, che è un mondo che ci permette a tutti noi un ampliamento delle opzioni, una vita molto più interessante se la usiamo, se non ci facciamo schiacciare perché siamo incapaci, insomma, no? Quindi io da un lato sono molto ottimista, dall'altro sono anche un po' disperata, perché mi sembrerebbe
un'accelerazione molto utile da questo punto di vista, visto come sta andando il mondo, no? Abbiamo bisogno. Però, per esempio, voi siete un buon esempio di una cosa che si sta muovendo nella direzione giusta. Tutte le esperienze che Fabio raccontava all'inizio sono tutte veramente molto, molto positive, vanno già in questa direzione, secondo me, no? Quindi andiamo, let's go. Let's go. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Grazie. A presto. Ciao.